e dell'amore non si butta niente. I met a Galilean, a most amazing man. He had that look you very rarely find, the haunting, haunted kind. I asked him to say what had happened, how it all began. I asked again. He never said a word, as if he hadn't heard. And next, the room was full of wild and angry men. They seemed to hate this man. They fell on him and then disappeared. Then I saw thousands of millions crying for this man, and then I heard them mentioning my name and leaving me the blame. Ho sognato di incontrare un Galileo, un uomo davvero stupefacente. Aveva quello sguardo che si trova molto raramente, lo sguardo di chi è in cerca ed è braccato. Gli chiesi, dimmi cosa è successo, come è iniziato tutto. Glielo chiesi di nuovo, non mi disse una parola, come se non mi avesse sentito. Poi la stanza fu piena di uomini selvaggi e arrabbiati, sembrava che odiassero quell'uomo. Furono su di lui e subito scomparvero di nuovo. Poi vidi migliaia, milioni di persone piangere per quell'uomo e poi udì menzionare il mio nome e far ricadere su di me la colpa. Sono le parole di questa canzone che fa parte di quell'opera straordinaria che è Jesus Christ Superstar ed è il sogno di Pilato. Pilato è uno di quei personaggi che è avvolto da un'ombra nei giorni della passione. E questa sera ho voluto disegnare una croce. È facile disegnare una croce, non ci vuole un artista, sono due linee, ma ho voluto disegnare anche la sua ombra che si riflette sulla terra. E nel disegno le ombre sono molto importanti perché definiscono le profondità, ci fanno capire che c'è qualcosa oltre a quello che vediamo, che esiste un oltre. Le ombre aprono la possibilità che esista qualcosa di nuovo, di ignoto, e quindi se è ignoto può farci anche paura. Nella Bibbia il termine ombra compare circa 80 volte ed è utilizzato per raccontare tante cose. In alcuni casi indica la protezione, il rifugio, un luogo sicuro. L'ombra che è prodotta dagli alberi sul terreno arido e assolato. Dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo, recita il Salmo 61. In altri casi rappresenta il buio, la paura, ha un significato negativo, è collegato all'esperienza del freddo, della morte, le ombre. Ognuno di noi ha un'ombra che lo segue.
se siamo illuminati anche poco da una luce, il nostro corpo produce un'ombra. Adesso dietro di me c'è una luce e si vede già la mia ombra sul pavimento ed è attaccata a me, non posso staccarmi. Ve lo ricordate Peter Pan che aveva l'ombra che scappava, si arrampicava sul muro? In realtà faceva riferimento a una storia molto più vecchia, più antica, di un folletto a cui scappava l'anima e lui la cercava. Anche la croce di Cristo, la croce che ho realizzato, ha una sua ombra riflessa sul pavimento. Esiste un'opera d'arte straordinaria, un dipinto, di un pittore che si chiamava Jean-Léon Gérôme, è un'opera del 1867, è una crocifissione. Non ho un'immagine da farvi vedere, ma io provo a raccontarvela e voi provate a immaginarla. È un'opera, un quadro rettangolare, ha la forma rettangolare, e in alto a destra c'è una grande nube scura. Questa nube copre quasi tutto il cielo, ma da questa nube si intravede uno spicchio di luna, ed è una luna colorata di rosso. È una luna che si vergogna per la verità che è stata messa in croce. Più a sinistra il cielo è più chiaro, e appena sotto, a sinistra, si vede una città in lontananza, una città fantasma, una città morta quasi, ed è Gerusalemme. Ancora più in basso c'è una folla di persone che si sta allontanando da questa collina, da questo luogo di dolore, di morte. E ci sono i seguaci di Gesù, ci sono i carnefici, ma ci sono anche delle persone che erano lì per guardare, curiose. Meglio questo. Ok. Sono pieno di fili stasera. E questa folla di persone si allontana. Nel quadro si intuisce che si stanno allontanando. A destra, finalmente, c'è la crocifissione. Però il pittore la dipinge in una maniera molto strana. Non dipinge né le croci, non dipinge né Gesù né i ladroni. Queste figure si trovano fuori dal quadro. Nel quadro è proiettata solo la loro ombra. Questo quadro rappresenta l'ombra delle croci. E se qualcuno si muove lì così si accende la luce, sennò qui l'ombra non ci fa leggere più niente. E questo quadro fu esposto poi l'anno dopo, grazie, al Louvre di Parigi, e suscitò molte polemiche perché era considerata inconsueta questa iconografia della crocifissione senza la crocifissione, senza il crocifisso. E spesso le opere d'arte non appartengono al loro tempo, al tempo in cui sono nate, e hanno questa grande forza, le opere d'arte, ed è giusto collocarle nel tempo, ma in qualche modo le opere sono un po' tutte contemporanee. Nel momento in cui sono opere d'arte, e sono degne di questo nome, suscitano, muovono qualcosa in noi anche a distanza di tanto tempo, e allora riscopriamo la loro contemporaneità in qualche modo. Quando mi è stato chiesto di dipingere questa croce, per questa Quaresima, ho pensato alle croci della passione, che non so se avete presente, sono quelle croci di ferro che spesso si trovano all'inizio e alla fine dei paesi, da noi meno, ma forse più al centro-sud, centro-Italia, sud-Italia, e spesso sono appartengono a una sorta di devozione popolare, e non è che mi piacciono questi oggetti, spesso sono messi come buon auspicio, ma mi piace la forza della simbologia, la forza dei simboli. E allora ho voluto raccontare su due facce di questa croce due anime, una quella della passione, una quella della resurrezione, ripercorrendo questi simboli. E allora ho dipinto la lanterna, che ricorda quella utilizzata da Giuda per guidare i soldati nel giardino di Getsemani, ma anche la fiamma di Cristo, che è luce che illumina il mondo, il gallo, che ricorda il tradimento di Pietro, la mano, che è simbolo dell'incredulità di Tommaso, ma anche del tradimento. Dice: ma ecco la mano di chi mi tradisce con me sulla tavola, nel Vangelo di Luca. La sofferenza è rappresentata dalla corona di spine e dai chiodi. E così dall'altra parte ho dipinto un agnello, una colomba, l'ulivo, simboli della resurrezione di Cristo. E nella parte centrale c'è un calice dorato che rappresenta l'Eucaristia.
Poi questa croce è stata, in questa croce sono stati inseriti degli elementi in vetro, è vetro di Murano che ho fuso e che ha assunto delle forme strane, delle forme incontrollate, perché il fuoco manipola il vetro e lo trasforma, e non è sempre una cosa che si può controllare. E mi piace molto utilizzare il vetro, perché è un materiale che racconta molto delle ombre e delle luci. È un materiale freddo, un materiale tagliente, è un materiale difficile, ma è anche un materiale che racconta la trasfigurazione, racconta come, attraversati dalla luce, si possa cambiare completamente anima, colore. Se pensiamo alle cattedrali, se pensiamo alle chiese che hanno le vetrate colorate, se entriamo al buio e fuori è buio non vediamo nulla, sentiamo freddo, percepiamo il freddo, il distacco, l'ombra, ma basta che la luce le attraversi e già i colori vengono proiettati per tutta la cattedrale, per tutta la chiesa. Ecco, mi sembra un materiale perfetto per raccontare l'inafferrabilità di Dio. E io credo che l'arte sacra debba fare questo, dovrebbe fare questo, raccontare l'inafferrabilità di Dio. Ora, nella contemporaneità, fare arte sacra è abbastanza complicato, per una ragione semplice, che il presente, che il contemporaneo è complicato. E se pensiamo che l'arte, il sacro e la Chiesa sono andati a braccetto per molti secoli, e che se possiamo ammirare delle opere d'arte straordinarie, lo dobbiamo a questa unione. Oggi forse questa cosa si è un po' persa, si fa un po' più fatica, e allora troviamo magari anche nei luoghi dove celebriamo, dove preghiamo, qualche cosa che magari evoca poco e trascendente, perché magari è qualche cosa di prodotto in serie, è qualche cosa che non ha un'anima. Ecco, quindi magari diventa anche difficile individuare in questa dimensione, nella dimensione del culto, la bellezza. Siamo confusi da tante immagini ed è difficile. In realtà parlare di bellezza è sempre stato molto difficile, anzi, parlare di bellezza, raccontare la bellezza è impossibile, perché tutte le volte che proviamo a dire qualche cosa per raccontare la bellezza andiamo a tradire la bellezza stessa, perché non è un concetto che si può spiegare. Qualche cosa di bello lo percepiamo come bello, è molto semplice, è molto banale, ma è così. Sulla bellezza c'è però un brano del Vangelo che parla della luce ed è esattamente all'opposto dell'immagine di quel quadro che vi raccontavo prima, quello della nube, quello delle croci che si riflettono sulla terra, che proiettano la loro ombra sulla terra. Ed è un brano che abbiamo letto durante la Quaresima e che dice: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ecco, io ho sempre trovato abbastanza surreale questa immagine, l'ho sempre trovata molto surreale e mi sono sempre chiesto: ma che cosa si intende per volto che brilla come il sole? Ora, se devo dipingere un volto, il volto di Cristo trasfigurato, è relativamente facile, lo posso fare, ho degli strumenti per farlo, ma nella realtà un volto che brilla della luce del sole è un concetto molto lontano. Trasfigurare significa cambiare aspetto. Mi capita a volte di fare dei laboratori con dei ragazzi giovani, o nelle scuole come in questo periodo, oppure nelle parrocchie, e facciamo dei laboratori, degli incontri in cui proviamo a parlare dell'arte, proviamo a trasmettere, a raccontare qualcosa attraverso il linguaggio dell'arte. E allora io faccio sempre due domande, no? La prima è: che cos'è l'arte secondo voi? E i ragazzi mi rispondono molto liberamente, in maniera molto spontanea, e mi dicono: secondo me l'arte sono le sculture, sono i quadri, sono quelle cose belle che troviamo
collocate in una piazza. Secondo me l'arte è la possibilità di esprimersi. Ci sono un sacco di cose che mi dicono e sono tutte giuste, non ce n'è una sbagliata. Tutte hanno un senso. E poi faccio un'altra domanda e chiedo: a che cosa serve secondo voi l'arte? E lì c'è un po' di imbarazzo iniziale. Poi qualcuno prende coraggio e mi dice: no, l'arte serve ad abbellire i luoghi, serve a poter esprimere quello che abbiamo dentro. E l'arte serve a rendere più bello il mondo, ad esprimere i propri sentimenti. Tutti dicono le loro cose. E poi io dico, secondo me, dal mio punto di vista, da artista, che cos'è l'arte, a che cosa serve l'arte, secondo me? Beh, dico, guardate ragazzi, secondo me l'arte non serve a niente. Non ha nessuna utilità pratica. Si mangia, si dorme, si vive, ci si alza la mattina, si va al lavoro, si fanno un sacco di cose anche senza l'arte. L'arte esce dalla logica dell'utilità. In un mondo in cui tutto è proiettato verso essere utili a qualcosa, a qualcuno, la bellezza dell'inutilità. Ci sono un sacco di cose inutili attorno a noi, ma l'arte è qualcosa di inutile che in qualche modo però ci conduce a stare bene. È liberante e liberatorio questo pensiero, almeno per me. C'è un'altra parola che come arte inizia con la A. E per me ha delle caratteristiche molto simili. E questa parola è amore. Per l'amore funziona più o meno nello stesso modo. L'amore non serve a nulla. L'amore non ha logica di servitù. Perché se l'amore serve, non è amore. Se deve seguire una logica di servitù, è un'altra cosa. Ma come dice una canzone molto bella che mi piace, dell'amore non si butta via niente. Allora ripenso al volto trasfigurato dalla luce, ai quadri che ho provato a dipingere su questo tema e poi posso pensare a quando ho sentito dire che anche noi, anche il nostro volto può essere trasfigurato e mi viene in mente solo una situazione. Il nostro volto viene trasfigurato solo quando capita che amiamo o forse ancora di più quando ci sentiamo amati. E allora il nostro volto cambia, si illumina. E non è che deve accadere qualcosa di particolarmente trascendentale. Può capitare tranquillamente nella vita di tutti noi, di tutti i giorni. E mi viene in mente una cosa un po' buffa, che c'è anche mia moglie qui stasera. Abbiamo un figlio che ha 16 anni. Venerdì sera va al gruppo in parrocchia e ci va molto volentieri, frequenta. Però poi succede che viene a casa sempre più tardi, perché poi si accompagnano a casa uno con l'altro. E io penso che accompagni a casa anche qualche sua amica che ha conosciuto. E quando viene a casa ha un volto molto sorridente, molto trasfigurato dalla luce. E non credo che sia, perdon Giuseppe, che è bravissimo e fa fare delle cose bellissime. Quindi nella vita di tutti i giorni ci capita di vedere il volto di qualcuno che si riempie di luce. E l'amore di Dio per l'uomo è un dono che è quasi indicibile per la sua grandezza, difficilmente rappresentabile in arte. L'amore di una madre per il proprio figlio o di un padre è un amore incondizionato e libero. E allora vorrei concludere con una cosa che mi riguarda personalmente, e che è proprio una cosa molto, molto intima, a cui io sono molto sensibile. Mi viene in mente mio padre, a quanto io l'ho amato e a quanto è stato difficile lasciarlo andare, all'ombra che mi ha avvolto nel dolore, un'ombra che pensavo non mi liberasse mai, ma nel ricordo del suo volto, adesso che è passato un po' di tempo, del suo volto che mi ha amato così tanto, anche il mio volto si riempie di luce. E allora mi viene in mente che la bellezza vera è questo, è qualcosa che non serve in realtà, che non è utile, ma che può illuminare i nostri volti, nell'arte, ma anche nella nostra vita,
E anche se le ombre rimangono, perché non è possibile cancellarle, l'ombra ci segue ovunque, come in un disegno che ha una sua profondità. Però queste ombre non prevalgono più sulla luce. E la vera bellezza è nell'amore. E la croce, questa croce che ho avuto il privilegio di dipingere, è l'esempio per eccellenza. È una croce che per alcuni è simbolo di dolore, di morte, rappresenta la fine. E per altri, per chi ha fede, è attraverso la croce che tutto ha inizio. E i colori con cui l'ho dipinta rappresentano la luce della salvezza. Che si gioca per vincere e non si gioca per partecipare. Chi è ferito e non cade, ma continua ad andare. E a sbattersi nel buio e a farsi vedere. E a sanguinare di nascosto. E a pagare da bere, a goccia, ma tu guarda, il mio cuore è mangiato, l'amore ha sempre fame, non avevi notato. E dice sempre con disinvoltura, senza paura, dice mai, senza paura. E si veste di bianco per scandalizzare e compra rose a dozzine e fa curvare i pianeti e fa piegare le schiene. Che si gioca per vincere, chi vince è perduto. Raccoglie conchiglie dopo la mareggiata e il cielo è ancora scuro, ma la notte è passata e macina la sabbia dentro ai mulini a vento e che non ha mai fretta e che non ha mai tempo e poi l'amore indecente che si lascia guardare. L'amore prepotente che si deve fare e gli amori ormai passati e ancora vivi nella mente, che dell'amore non si butta mai.